dal Cantico dei Cantici. Dov'è andato il tuo diletto, o bella fra le donne? Dove si è recato il tuo diletto? Perché noi lo possiamo cercare con te. Il mio diletto era sceso nel suo giardino fra le arruole del balsamo, a pascolare il gregge nei giardini e a cogliere i gigli. Io sono per il mio diletto e il mio diletto è per me. Egli pascola il gregge tra gli gigli. Tu sei bella, amica mia, come Tirsa, leggiadra come Gerusalemme. Terribile, come schiere a vessilli spiegati. Distogli da me i tuoi occhi, il loro sguardo mi turba. Le tue chiome sono come un gregge di capre che scendono dal Gavad. I tuoi denti come un gregge di pecore che risalgono dal bagno. Tutte procedono appaiate e nessuna è senza compagna. Come spicchio di melagrana la tua gota attraverso il tuo velo. 60 sono le regine, 80 le altre spose, le fanciulle senza numero. Ma unica è la mia colomba, la mia perfetta. Ella è l'unica di sua madre, la preferita della sua genitrice. L'hanno vista le giovani e l'hanno detta beata. Le regine e le altre spose ne hanno intessute le lodi. Chi è costei che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, terribile come schiere a vessilli spiegati? Sia lodato, adorato e ringraziato ogni momento. Santissimo, benissimo, sacramento. Ecco, tra allegorie e linguaggio un pochino più esplicito, continuiamo il nostro viaggio nel Cantico dei Cantici, avendo ancora una volta questa sera la grazia di poter in maniera particolare contemplare il tratto e i volti della Santissima Vergine Maria, che qui viene nuovamente, di nuovo, tratteggiata con delle espressioni che poi sono entrate in parte nella devozione popolare, in parte anche nella liturgia o nella letteratura spirituale di carattere mariano. Abbiamo sentito espressioni di nuovo, per esempio come chi è costei che sorge come l'aurora, e chi ascolta questa espressione immediatamente pensa al canto, no? Dell'aurora tu sorgi più bella. Abbiamo anche sentito, questa è una chiara allegoria, 60 regine intorno al trono dello sposo, 80 le altre spose, le fanciulle senza numero. Qui la tradizione mistica ci ha individuato le regine, le più grandi sante, ecco. Altre 80 sono le spose, quindi noi sappiamo, ecco, sappiamo insomma che nella teologia mistica è noto, ecco, il fenomeno del tutto peculiare del matrimonio mistico, che è una cosa molto molto rara, non molto diffusa, quindi io non so se in tutta la storia sono state 80, però non sono certamente tantissime. Le fanciulle senza numero, le fanciulle sono le donne, le vergini che hanno dato la vita per amore del Signore, quindi che si sono a Lui consacrate, che l'hanno amate e che l'hanno amato come sommo amore, non solo come dobbiamo fare tutti, cioè mettendolo al primo posto, ma rinunciando a tutto per amore suo, anche ai leciti e belli amori umani. Però subito si aggiunge, ma unica è la mia colomba, la mia perfetta. Cioè, la Madonna non è assolutamente paragonabile, nemmeno la più santa creatura che ci sia mai stata, perché le supera realmente tutti. Questo termine applicato evidentemente a Maria, no? Un termine evidentemente mariano, la colomba. La colomba è l'animale del cielo, sappiamo tutti quanti, tutto bianco, molti pensano che simboleggi la pace, ed è così, perché se c'è
la pace fatta carne, quella è la Madonna, e noi dobbiamo sempre ricordare che proprio la pace profonda del cuore, è simbolo e sintomo inequivocabile della presenza di Dio in un'anima. E quando invece la pace non c'è, ogni cosa che avviene in un'anima è sempre non certamente immediatamente riferibile all'Altissimo, perché dove Dio c'è, c'è solo la pace, e dove pace non c'è, Dio o c'è poco o non c'è per niente. Ma la colomba di cui ha parlato anche Gesù nel Vangelo, no? Ricorderemo, siate prudenti come i serpenti e semplici come le colombe, è anche, lo vediamo, basta che guardiamo sopra il crocifisso, simbolo dello Spirito Santo. E la Madonna è la sposa dello Spirito Santo, perché è la piena di grazia. E lo Spirito Santo, la colomba svolta, è simbolo dello Spirito Santo perché quell'uccello rappresenta, oltre che la pace, anche la più grande delle virtù teologali, che è la carità. È bianca, è completamente pura, e ha due ali che simboleggiano l'amore di Dio e l'amore del prossimo. Ecco, la Madonna è chiamata da Gesù la mia colomba, perché l'amore che lei ha dato a Gesù, Santissima Trinità, non solo che è superiore a quello di tutte le creature umane e angeliche messe insieme, ma, e qui la nostra mente si perde, è sufficiente a riparare e a risarcire, non mi viene un altro termine, anche se questo è pronto, il Signore, di tutto l'amore non datogli da tutte le creature umane e angeliche, comprese i demoni e comprese tutte le anime dannate. Cioè lei non è chiamato il Signore soltanto più di tutti, ma lei l'ha amato anche per tutti. Per cui basterebbe solo una donna per riparare tutto il non amore dovuto a Dio, ma che lui non ha avuto e non ha e non avrà purtroppo da moltissime delle sue creature. Tutto questo è Maria, ecco, ma questo è poco, perché è molto di più. La mia perfetta, noi sappiamo l'Immacolata Concezione, che si è sempre custodita tale, ha una perfezione assoluta, cioè la Madonna non c'è stato neanche un istante della sua vita in cui non ha perfettamente amato e servito il Signore, neanche mezzo nanosecondo c'è stato, e non esistono altri esseri appartenenti alla razza umana che possano dire questa cosa. Né Adamo ed Eva, perché lo hanno fatto per un certo periodo, ma poi purtroppo sono caduti, e nessuno dei loro figli, perché siamo tutti quanti nati, ahimè, nel peccato originale, tutti, nessuno è sposo, quindi nessuno è perfetto davanti a Dio, neanche pur avendo ricevuto la grazia, siamo stati battezzati, eccetera. Ecco, questa unicità straordinaria di Maria Santissima, da un lato la rende, un'espressione che ricordo due volte, terribile come schiere a vessilli spiegati. Attenzione, questo bisogna intenderla lentamente, questa è una frase che si trova anche nella nostra cappella, poi un giorno ve la farò vedere sull'abside vicino alla Madonna delle Vittorie. Terribile come schiere a vessilli spiegati. Schiere sono gli eserti, terribile contro chi? Terribile contro i diavoli, contro i nemici della nostra salvezza. E la potenza che ha Maria Santissima contro ogni forma di male, pur essendo lei una donna dall'altro umilissima, ma non è concepibile a mente umana. Cioè San Luigi Monfort dice che il diavolo c'ha più paura di mezza preghiera e di mezzo sospiro addirittura della Madonna, più che di tutte le preghiere di tutti gli angeli, i santi e i martiri messi insieme. Per quanto questa creatura veramente, per la santità unica che ha, lo proprio distrugge, e per certi aspetti alcuni santi mariani si sono spinti molto oltre, con espressioni che certamente vanno lentamente interpretate. San Luigi dice, per certi aspetti il diavolo teme Maria più di Gesù Cristo, non certamente perché la Madonna è più grande
di Gesù Cristo, d'accordo? Ma la teme di più proprio perché è più piccola di Gesù Cristo. Perché siccome Gesù Cristo, oltre che uomo perfettissimo, è anche Dio, il diavolo lo sa che contro Dio non c'è scala. E quindi lo teme Gesù Cristo, ma cioè lo devi temere per forza Gesù Cristo, se lo conosci nella sua essenza, perché Gesù non è soltanto un uomo perfetto, ma è anche Dio. Invece la Madonna è molto più piccola di Gesù Cristo, è infinitamente distante da lui, perché per quanto grande è una pura creatura, ma è una pura creatura che ha raggiunto nella sua creaturalità il massimo possibile di somiglianza con Dio che si è dato ad ente creato. Per cui la Madonna assomiglia più a Dio, per la pienezza di grazia, più del più grande degli angeli che esiste, anzi, pure tutti gli angeli santi messi insieme. E questo chiaramente, essendo il diavolo, i diavoli, creature come Maria, non lo mandano giù, che una creatura come loro, anzi inferiore a loro, perché fa parte della razza umana non angelica, anzi non solo della razza umana ma pure donna, non maschio, perché i diavoli sono un po' classisti, loro non gli giova tanto, ecco, la raggiunta parità, loro continua a pensare che le donne sono esseri inferiori, solo loro, però non lo pensiamo, ecco, ma questo non gli va proprio giù. Ecco perché la devozione alla Madonna è stata sempre raccomandata, la Chiesa è sempre raccomandata, ma non per fare di lei qualcosa che lei non è, come se fosse qualcosa di superiore a Gesù, ma appunto proprio per questa sua piccolezza che ha rapito gli occhi di Dio. Cioè c'è questa espressione di "togli da me i tuoi occhi, lo sguardo mi turba", che da intendere nettamente, questa è l'espressione che lo sposo dice alla sposa, no? In che senso? Cioè, gli interpreti mariani dicono che se la Madonna svolge uno sguardo a Gesù, uno sguardo di supplica per la preghiera che gli ha rivolto un suo figlio, se Gesù è colpito da quello sguardo di Maria, la grazia la deve concedere per forza, pure se non vorrebbe, perché quello sguardo pieno di amore di Maria lo ferisce in certo senso, in questo senso lo tocca. I santi dicono che le preghiere che Maria rivolge a Gesù, anche questa è un'espressione da capire bene, valgono per lui come se fossero ordini, non certamente perché la Madonna comanda o perché Dio si faccia comandare, ma perché sono talmente forti sul suo cuore, lo prendono talmente tanto, sono talmente piene di amore da parte della più bella creatura, che Dio glielo concede. Ecco perché poi dicono che la chiamano l'onnipotente per grazia e tutte queste cose, no? Sorge come l'aurora, è bella come la luna ed è fulgida come il sole. Vedete, la Madonna si chiama l'aurora perché quando comparve Maria, un po' come l'aurora rispetto all'alba, no? Se appare Maria, che era l'eletta da sempre a essere la madre di Dio, vuol dire che in breve sarebbe apparso il Redentore, quindi all'aurora sarebbe succeduta la luce. È bella come la luna perché, come sappiamo, la luna non brilla di luce propria, ma brilla di luce riflessa. Questo fa capire che la Madonna è quello che è per tutte le grazie straordinarie che ha avuto, però il suo splendore al tempo stesso è talmente grande che è paragonabile a quello del sole, perché la luce che emana la santità di Maria non ha assolutamente nulla di uguale tra le pure creature, ovviamente è superata e ampiamente dalla santità di suo figlio Gesù Cristo e della Santissima Trinità. Ecco, noi rimaniamo con questa contemplazione in questi giorni di Natale, dobbiamo, se ancora nel tempo di Natale, sempre pensare che Gesù ha voluto venire al mondo per mezzo di Maria, ha voluto essere porto al mondo per mezzo di Maria. Domenica vedremo che i magi lo adorano, lo trovano in braccio a Maria ed è Maria che porge loro Gesù il bambino per poterlo adorare. Quindi è importantissimo per tutti noi che comprendiamo ancora l'importanza, la solidità di una vera devozione alla Madonna e impariamo insieme, ovviamente, alla familiarità, alla confidenza e intima e amorevole che abbiamo con suo figlio Gesù, ad intesserne una simile anche con lei, in forza di quello che abbiamo meditato. Anche perché come Gesù è amabilissimo, così la Madonna è amabilissima,
come Gesù fa sentire profondamente il suo amore per ciascuno delle anime che lui ha creato, così la Madonna fa sentire il suo amore tenerissimo di madre per ciascuna anima di colei di cui ella è madre, considera figli, e che alla cura e redenzione ha cooperato insieme con Gesù, con tutte le sue opere, con tutti i suoi meriti, con tutte le sue arti. Siamo stati adorato e ringraziato ogni momento. Sì.